Salgate, Signore, l'inno della Chiesa, l'inno della fede che ci unisce a te. Sia gloria e lode alla Trinità. Santo, santo, santo per l'eternità. Una è la fede, una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te. L'universo canta, lode a te, Gesù. Gloria al nostro Dio, lode a Cristo Re. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, vogliamo riconoscere i nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Signore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, Cristo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Signore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo, E pace in terra agli agli uomini uomini di di buona buona volontà. volontà. Noi Noi ti ti lodiamo, lodiamo, ti ti benediciamo, benediciamo, ti ti adoriamo, adoriamo, ti ti glorifichiamo, glorifichiamo, ti ti rendiamo rendiamo grazie grazie per per la la tua tua gloria gloria immensa. immensa. Signore Signore Dio, Dio, Re Re del del cielo, cielo, Dio Dio Padre Padre Onnipotente, Onnipotente. gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Signore, Signore, Figlio Figlio unigenito unigenito Gesù Gesù Cristo, Cristo, Signore Signore Dio, Dio, Agnello Agnello di di Dio, Dio, Figlio Figlio del del Padre, Padre, tu tu che che togli i togli i peccati peccati del del mondo, mondo, abbi abbi pietà pietà di di noi. noi. Tu Tu che che togli i togli i peccati peccati del del mondo, mondo, accogli accogli la la nostra nostra supplica. supplica. Tu Tu che che siedi siedi alla alla destra destra del del Padre, Padre, abbi abbi pietà pietà di di noi. noi. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Perché Perché tu tu solo solo il il Santo, Santo, tu tu solo solo il il Signore, Signore, tu tu solo solo l'Altissimo l'Altissimo Gesù Gesù Cristo, Cristo, con lo con lo Spirito Spirito Santo, Santo, nella nella gloria gloria di di Dio Dio Padre. Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito. E come oggi si allieta
per il dono della dignità filiale. Così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra di noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere il suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso. Con voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di verità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostrami, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timor di Dio nel tempo in cui voi quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, fosse liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti
e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolti a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quanto queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto». Disse loro, stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ancora una volta ci viene presentato questo brano del Vangelo di Luca. Lo abbiamo ascoltato la sera di Pasqua, la settimana seguente in giorno feriale,
adesso ci viene ripresentato in questa terza domenica del tempo di Pasqua. E vediamo di approfondirlo da un altro punto di vista. Innanzitutto, Luca utilizza l'artificio letterario di non dire uno dei due nomi, uno dei due discepoli che lungo il cammino si stanno allontanando da Gerusalemme. Questo per permettere a ciascuno di noi di poterci identificare con il discepolo anonimo. Tutte e due sono delusi, tutte e due sono feriti, tutte e due hanno riposto le loro speranze in Gesù Messia e queste attese sono state deluse. Certamente c'è un buttarsi l'uno contro l'altro tutte queste cose. Infatti il termine corretto che nella versione greca si dice che i discepoli, piuttosto che discutere, si buttano addosso l'uno con l'altro. Cioè è come se stessero facendo rimbalzare un oggetto dall'uno all'altro e in questo rimbalzo cercano di chiarire a se stessi innanzitutto il perché sono feriti e delusi. È chiaro che quando c'è la delusione e la ferita, tu non ti rendi conto di quello che sta accadendo, perché sei ripiegato sul tuo dolore e non vedi altro che questo. Ecco perché quando Gesù in persona si avvicina e si mette a fianco a loro, non sono capaci di riconoscerlo, però accettano la compagnia di quello sconosciuto, anche perché un dolore condiviso è un dolore che piano piano si smorza. E l'interesse che mostra il pellegrino misterioso focalizza e polarizza la loro attenzione. Di cosa state parlando? Certo, c'è un momento di stizza da parte di Cleopa che ironizza: solo tu sei forestiero a Gerusalemme. È come se tutti dovessero sapere quello che è accaduto. Ma in realtà il pellegrino misterioso sa bene cos'è accaduto, ma forse non lo sanno bene i due discepoli. Ecco perché li esorta a raccontare. Il racconto è la possibilità che ci viene dato di esplicitare a noi stessi che cosa ci sta accadendo e il perché scegliamo determinate espressioni, determinate immagini piuttosto che altre. Se per esempio io vi chiedessi mi descrivi in una decina di pagine la tua vita, che cosa scriveremmo? Che cosa diremmo e cosa ometteremmo? I seminaristi Luca e Pietro, che sono questa sera qui con me, come me anni fa, siamo stati invitati dal rettore a raccontare, a fare la nostra biografia. E chiaramente tutti quanti noi attraversiamo il momento di crisi, perché diciamo: che cosa fisserò sulla carta? Che cosa dirò di me stesso? Come interpreterò la mia vita, le mie esperienze? È un esercizio che potete fare voi stessi a casa, non dovete comunicarlo ad altri, un esercizio privato, e poi chiedervi: perché ho scritto questo e non ho scritto altro? Perché di me ho detto questo e non l'ho detto altro? Ora, Gesù sta aiutando i discepoli a tirare fuori quello che hanno dentro. E poi Gesù li rimprovera. Ma il rimprovero che fa Gesù non è un rimprovero che uccide e che ferisce. È piuttosto un richiamo ed un accompagnamento. Perché mentre Gesù spiega, non è che poi una volta che sono arrivati al villaggio Gesù li abbandona, anzi sono gli stessi due discepoli, Cleopa e l'altro, ciascuno di noi, che dicono: resta con noi, si fa sera.
A me sto fatto che si fa sera mi sa di scusa. È una scusa. Scusa per dire, senti, sei stato con noi tutto questo tempo, condividi il pasto. Perché stare vicino ad una persona come Gesù ha acceso un fuoco nel cuore. Io pensavo, per esempio, cosa accade tra gli amici. Con gli amici succede che noi gustiamo la loro amicizia e non vorremmo che andassero via. E tanto più si è creato un legame affettivo, tanto più si sta bene insieme con quella persona. I due discepoli stanno bene con questo pellegrino misterioso che in questo momento sembra che non abbiano riconosciuto, ma gli stanno chiedendo: resta con noi, sottinteso, la tua compagnia ci illumina il cuore. Ed ecco perché i gesti che vengono compiuti diventano gesti esemplari che i discepoli comprendono immediatamente. Quindi è necessario avere la compagnia della persona che noi vogliamo bene per capire cosa ci è accaduto. La risurrezione, in fondo, è questo. È la possibilità di essere in compagnia di qualcuno che svela il senso della nostra vita e gli dà un fine, gli dà una direzione, chiarisce e illumina qual è il significato della nostra esistenza. Se la mia esistenza è votata al nulla, è votata allo scendere nell'abisso, allora mi è permesso di fare tutto quello che mi pare e piace, perché tanto non c'è nessun giudizio finale e non devo rendere conto a qualcuno. Ma se invece scopro che la mia vita ha un senso, ha un significato, e che questa vita che ho la devo vivere, la voglio vivere nel migliore dei modi, fruttificando, è chiaro che quando mi trovo nel momento di crisi, di confusione, come i due discepoli di Emmaus, ho bisogno di ritrovare le coordinate che mi permettono di capire a che punto sono io della mia conoscenza di me stesso e del mio rapporto con Dio. Allora è chiaro il richiamo: stolti e lenti di cuore nel credere a tutto ciò che hanno detto i profeti. Era necessario che il Cristo patisse tutte quelle cose, morisse e risorgere. Quindi le sofferenze del Cristo, ma anche le nostre sofferenze, non sono fine a se stesse. Ma le sofferenze che attraversiamo non neanche sono volute da Dio. Sono delle sofferenze che, come la croce, ci vengono messe dal mondo oppure dai nostri modi di fare. Perché a volte siamo noi che certe cose ce le cerchiamo. Allora, la nostra vita, che viene letta alla luce della morte e della risurrezione di Cristo, diventa allora la nostra vita un restare col Cristo. Difatti, alla richiesta insistente, resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto, egli entrò per rimanere con loro. L'Eucaristia, quel pane spezzato, viene riconosciuto dai discepoli come la vita offerta dal Cristo. Allora, quanto la mia vita viene letta alla luce del Cristo e io mi riconosco come uno strumento di cui si serve il Signore per poter raggiungere gli altri, allora scopro che la mia vita non è sprecata, che la mia vita non è inutile. Ognuno ha una vocazione particolare e non c'è una vocazione migliore di un'altra. Ognuno di noi è responsabile nel proprio ambito per quello che è chiamato a fare, e certe responsabilità certe volte pesano, certe volte è difficile dover dire delle cose. Anche qua mi permetto di dire una cosa un po' delicata. Ieri il signor sindaco ha detto che ci sono stati dei nuovi casi. Questo qua
ma che l'azienda sanitaria lo ha comunicato al comune. Noi cittadini di Belpasso siamo grati a quei fratelli e a quelle sorelle che hanno mandato un post su Facebook, su WhatsApp, e hanno informato dicendo: guardate, siamo noi, però state tranquilli, stiamo avvertendo le persone che sono state vicine a noi perché potremmo averle contagiate. È stato un gesto responsabile e delicato. Sarebbe opportuno anche per questi nuovi casi comunicare alle persone con cui si è stati in contatto: sai, io e i miei familiari siamo stati in giro, potremmo aver... È un senso di responsabilità. Io posso parlare per le persone che sono vicine a me, che conosco, che seguo, che sono tranquillamente in quarantena, non sono usciti, non hanno infettato nessuno e continuano ancora la quarantena, ma altri non li conosco. Quindi io mi permetto, senza che nessuno si arrabbi o perda la pazienza o dice: ma con quale autorità o che altro. È un principio di etica, di moralità, poter dire: questo qua è quando vado a contattare le persone con cui io posso aver avuto un contatto, anche se fugace, perché si vadano a mettere nelle condizioni di non moltiplicare i contatti con gli altri. Vedete com'è difficile certe volte dire le cose, per quanta delicatezza uno possa usare. Se tu percepisci male o ti chiudi in te stesso, diventa difficile relazionarsi positivamente con le persone. Ecco, allora l'esortazione è questa. E infatti, come i discepoli, ascoltando il Signore, dicono: il nostro cuore bruciava mentre lui ci parlava, ardeva di amore. Ecco, man mano che uno riflette sulla propria condizione e sentendosi responsabile, ecco, cerca di comunicare agli altri con la discrezione, con quella prudenza che è necessaria per difendere se stessi e gli altri. Se ne parla tanto, altrimenti non ne usciamo più da questa situazione. Il problema si moltiplica. Anche qua, attenzione, un'ultima cosa: non dobbiamo scivolare in forme di panico, di terrore o che altro. Viviamo con serenità le cose. Io considero sempre che le persone hanno una certa responsabilità e responsabilmente si assumono quelle che sono le pesantezze delle scelte. E quindi mi auguro che le mie parole possano arrivare non tanto alle persone che già conosco e che vivono tutto questo già da tempo con serenità, ma anche gli altri, quelli soprattutto che io non conosco, perché se mi dovesse accadere qualche cosa, considerando il mio ruolo, a maggior ragione immediatamente devo farlo presente per aiutare tutte le persone che sono state in contatto con me a proteggersi. Ecco allora l'importanza. La risurrezione è la possibilità che ci viene data di riniziare una nuova vita con nuove forze, con nuove disposizioni. Non rigettiamo il dono di grazia che il Signore ci viene a fare. Noi, dopo aver ascoltato la parola di Dio e aver compreso che non è possibile che la morte trattenga in suo potere colui che è la vita, facciamo nostra la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Vogliamo affidare al Signore la nostra preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa di Dio sia franca nell'annunziare il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanto in questo tempo di emergenza si stanno impegnando per debellare e soccorrere quanti sono nella difficoltà sanitaria, quindi pensiamo ai medici, agli infermieri, ai volontari, agli ausiliari, perché il Signore dia loro forza, grazia e coraggio, e le persone che sono ammalate abbiano pazienza con se stessi e con le persone che gli stanno attorno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le persone che si sono affidate alle nostre preghiere, perché il Signore conceda loro le grazie e la salute di cui hanno bisogno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Enzo Grosso e Cettina oggi vogliono ricordare i loro 45 anni di matrimonio. Noi li affidiamo alla grazia del Signore perché li custodisca nel suo amore. Preghiamo. Per i defunti Signorello Alfia, Muscolino Carmelo, Nicoloso Francesco, Motta Maria Nunzia e tutti i nostri cari, perché il Signore li accolga nella sua luce, preghiamo. Padre Santo, Tu che conosci la nostra debolezza e fragilità, donaci fermezza e coraggio nell'essere audaci testimoni del Tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pieni di gioia, uniti nella fede, veniamo a te, Signore, per darti i nostri doni. Sicuri siamo che tu li accetterai e li trasformerai in pegno di salvezza. Ti presentiamo il pane, Signor, frutto è della nostra terra, Signor, frutto è del nostro lavoro, Signor. Fa che diventi nostro cibo, Signor. Pieni di gioia, uniti nella fede, veniamo a te, Signore, per darti i nostri doni. Sicuri siamo che tu li accetterai e li trasformerai in pegno di salvezza. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio possa essere gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donali anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi, intercede come nostro avvocato. Sacrificato sulla croce, più non muore, coi segni della passione vive immortale. E insieme agli angeli e ai santi vogliamo innalzare con gioia l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché per noi diventino il corpo e il sangue di Cristo Gesù, Signore nostro, offrendosi liberamente alla sua passione. Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Gesù prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, per voi versato e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Padre, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Noi ti preghiamo, per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Padre, ricordati della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e dei defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Abbi misericordia di noi, donaci di partecipare alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio,
canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci dal male e dona pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia saremo liberi dal peccato, vivremo al sicuro lontano da ogni timore, nell'attesa che la beata speranza si compia e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Ai tuoi apostoli Gesù hai detto: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, guarda la fede della tua Chiesa. Dona ad essa unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Signore Gesù, noi crediamo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. In questo periodo non ti possiamo ricevere come sacramento, ma ti possiamo chiedere che tu venga spiritualmente nel nostro cuore. E anche se il nostro cuore è ferito, è malato, è carico di debolezze e di fragilità, tu, Signore, sei l'agnello che si fa carico del nostro peccato e che lo distrugge. Lo hai già fatto, Signore, e noi ti apparteniamo, siamo tuo gregge, veniamo dietro a te, ascoltiamo la tua voce. Padre Santo, noi ti offriamo questo sacrificio non solo per i defunti in questa celebrazione dell'Eucaristia, ma per tutte le anime sante del Purgatorio, il sconto dei tanti nostri peccati e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che hai rinnovato con i sacramenti pasquali
e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. O Vergine Immacolata, o Regina della Guardia, che ti sei compiaciuta di stabilire il tuo trono di regina e di madre sul pendio dell'Etna, per dividere i dolori e gli affanni dei figli di questa terra bruciata, volgi pietosa lo sguardo su di noi. Vieni in nostro soccorso, non ci privare del tuo aiuto. Deh, non tardare, o madre. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vi auguro buona cena, buona serata, un riposo sereno e tranquillo, e con la grazia di Dio ci risentiremo domani per la celebrazione eucaristica delle ore 18. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.